E continuiamo il nostro stare insieme. Vogliamo dare il benvenuto a Don Raffaele Sarno, da 30 anni a servizio dei detenuti nell'arcidiocesi di Trani Barletta Biceglie, cappellano della casa circondariale maschile di Trani dal 99 e dal 2021 ha iniziato il suo ministero anche nella casa di reclusione femminile. Buongiorno Don Raffaele, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora partiamo dal principio, Don Raffaele, come nasce questa che potremmo chiamare una vocazione al servizio dei detenuti? Beh, è nata innanzitutto come azione volontaria. Difatti io da lontano 88 ho cominciato a frequentare, diciamo così, il carcere di Trani, perché facevo parte di un'associazione che all'epoca si interessava del disagio sociale della nostra città. E fummo invitati dall'allora direttore del carcere a operare concretamente all'interno dell'istituto. C'era un gruppo di detenuti che voleva conseguire il diploma di scuola media e aveva bisogno di sostegno scolastico. E quindi noi ci prestammo. Tenete conto che all'epoca a Trani c'era l'alta sicurezza, quindi detenuti di un certo spessore criminale. E noi entrammo proprio nell'area di alta sicurezza per sostenere scolasticamente quei detenuti. Però di fatto la nostra azione non si limitò, come dire, al sostegno scolastico, perché da lì nacque l'amicizia, una certa frequentazione e da lì poi scaturirono tanti progetti come mostre, convegni e tanto altro che poi abbiamo portato avanti nel tempo. Negli anni trascorsi, appunto nelle mura del carcere, tra i carcerati, lei è stato promotore di numerosi progetti e iniziative dedicate non solo al mantenimento di uno stile di vita più umano, ma anche al reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti. Ne parlavamo prima a microfoni spenti, abbiamo ricordato l'esperienza del terrificio di Trani che con Padre Pio TV abbiamo raccontato. Può parlarci di queste attività in generale, Don Raffaele? Va bene, innanzitutto devo precisare che l'attività del terrificio scaturisce dall'iniziativa di una cooperativa, Campo dei Miracoli. Per conto mio, i tanti progetti che abbiamo un po' promosso riguardano soprattutto l'inserimento lavorativo nel campo dell'agricoltura. Io sono presidente di un'associazione, di un'impresa sociale che si chiama Terre Solidari. E con Terre Solidari abbiamo appunto proposto iniziative di questo tipo, soprattutto a favore di detenuti in misura alternativa. Qual è praticamente lo scopo? Come dicevo prima, è l'inserimento lavorativo, però nel campo dell'agricoltura. Abbiamo affittato nel comune di Biceglie un terreno agricolo e qui si sono alternati parecchi detenuti nel coltivare la terra. Chiaramente poi l'obiettivo è quello di proporre i nostri prodotti dell'agricoltura sul mercato, anche se è un campo molto ma molto difficile. A tutto questo si accompagna anche un lavoro di accoglienza per altri detenuti in misura alternativa. In maniera particolare noi a Trani abbiamo, presso la struttura del Sacro Cuore, abbiamo dei locali che mettiamo a disposizione per detenuti che possono usufruire dei permessi. Per esempio, spesso capita che il magistrato di sorveglianza non intende permettere che si vada in permesso premio nei luoghi di residenza per tanti motivi, perché ci sono motivi di opportunità, eccetera. Per cui allora un detenuto deve necessariamente trovare un altro tipo di sistemazione, che se non ci fosse non permetterebbe ad essi di usufruire di questi permessi. Ecco, noi lo facciamo sia per la casa di reclusione maschile, sia per la casa femminile. Don Raffaele, dalle sue parole capiamo bene che il ministero all'interno di una casa circondariale è fatto inevitabilmente di incontri, di sguardi che si incrociano e in qualche maniera anche di situazioni di forte sofferenza e di dolore, ma anche di redenzione. Ecco, però questo ascolto è coinvolge, potremmo dire, non solo i detenuti ma anche il personale che vi opera all'interno delle carceri, perché ricordiamo la polizia penitenziaria comunque è deputata alla sorveglianza e comunque alla custodia anche dei detenuti. Può raccontarci qualcosa a questo proposito? Beh, sì, hai centrato il problema, cioè noi lo diciamo sempre, non siamo cappellani solo per i detenuti ma siamo cappellani per tutto il personale. E necessariamente deve crearsi un rapporto amichevole, un rapporto di collaborazione con tutti coloro che operano all'interno del carcere. Se non ci fosse questo rapporto,
non credo che abbiamo vita facile all'interno dell'istituto, per cui c'è un buon rapporto con la direzione, c'è un buon rapporto con l'area trattamentale, con gli educatori, con i quali ci confrontiamo quotidianamente sui problemi che emergono dai detenuti, perché non ci può essere solamente la lettura del cappellano, è importante che la lettura del cappellano di una situazione si integri con la lettura di altri operatori e quindi di altri specialisti e poi chiaramente anche con la polizia penitenziaria. Un rapporto bellissimo perché c'è un rapporto di amicizia, un rapporto di confronto, un rapporto anche di collaborazione. Quante volte gli stessi agenti di polizia penitenziaria mi chiamano per segnalarmi casi di disagio, casi di povertà, casi di bisogno. E tutto questo poi si sviluppa anche al di fuori dello stesso istituto. Per esempio, ci sono alcuni agenti di polizia penitenziaria che dopo aver terminato il loro servizio e quindi andando in pensione, mi hanno chiesto di continuare l'attività collaborando con me all'interno dell'istituto come volontari. E quindi c'è qualche ex agente che mi aiuta un po' nell'attività di volontariato all'interno dell'istituto. Ecco un po', così la collaborazione, come dire, non si Che esaurisce bello. durante il periodo della loro attività lavorativa, ma continua anche dopo. L'articolo 27 della Costituzione è chiaro, don Raffaele, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione, del condannato. Si parla spesso anche di giustizia riparativa. Com'è possibile giungere a questo traguardo se si guarda troppo alla pena e poco o niente al reinserimento di chi ha sbagliato? Che cosa ne pensa a proposito? Ecco, questo è un tasto su cui noi battiamo in continuazione, anche perché il senso e il significato più profondo del nostro ministero, del mio come di tanti altri cappellani, è centrato su questo aspetto qui. Noi crediamo a una giustizia che non sia solo retributiva, ma una giustizia che sia riconciliativa, che sia liberativa. Una giustizia che quindi tenda soprattutto al reinserimento del condannato, del condannato, il quale non deve essere fissato nella sua pena, ma deve avere opportunità perché finalmente possa reinserirsi all'interno della società, con la sua famiglia e con dignità. Noi lo sappiamo molto bene, non siamo degli illusi, che c'è una categoria di detenuti che ha fatto una scelta di vita purtroppo all'interno di circuiti criminali. Ma a fianco di questi ci sono tanti altri che sognano il riscatto, che sognano una vita diversa per sé e soprattutto per la propria famiglia. L'importante è dare opportunità, fare accompagnamento. E sotto questo punto di vista io sono convintissimo, le comunità cristiane hanno un ruolo straordinario. Non si devono chiudere un po' in una certa mentalità da ghetto che purtroppo affligge anche le nostre comunità. Dobbiamo essere aperti proprio in funzione della realizzazione del Vangelo. E il Vangelo ci dice che non c'è nessuna persona che, come dire, debba essere fissata nella sua colpa. Al contrario, per ognuno c'è una possibilità, a ognuno viene data la possibilità. Del resto lo sappiamo molto bene, se il Papa si è espresso, Papa Francesco, se il Papa Francesco spesso si è espresso addirittura contro l'ergastolo, cosa significa? Significa che l'ergastolo, inteso in tal senso, è la chiusura, è la cessazione, è l'esaurimento di ogni possibilità di riscatto. Ecco perché allora, senza l'ergastolo, ci possono essere senz'altro percorsi di reinserimento. Ecco perché, per esempio, noi cerchiamo anche a livello diocesano, ma lo fanno anche in altre diocesi. Noi offriamo un po' questa opportunità, cerchiamo di sensibilizzare le comunità cristiane, accettando detenuti in misura alternativa. Spesso, per esempio, il magistrato di sorveglianza, con la misura alternativa impone anche la cosiddetta appunto giustizia riparativa, cioè un periodo di volontariato che tenda a ricucire quegli strappi che il reato ha provocato all'interno della società. Ma se spesso non ci sono strutture, associazioni oppure cooperative che offrano questo tipo di possibilità, ecco, noi apriamo le nostre Caritas, apriamo le nostre parrocchie a questo tipo di accoglienza perché il reinserimento possa essere graduale, possa essere accompagnato e avere anche un esito molto significativo. Voglio citare semplicemente un dato che spesso viene ignorato, cioè, secondo i dati dello stesso Ministero della Giustizia, chi
espia la propria pena in misura alternativa, è meno soggetto alla recidiva Certo. rispetto a chi espia la propria pena all'interno, completamente all'interno dell'istituto. Ecco, questo la dice lunga Sì. su quanto sia importante l'accompagnamento. Ecco, Don Raffaele, per ritornare a Papa Francesco, non credo sia un caso che lui abbia voluto, sin dall'inizio del suo pontificato, celebrare la messa del Giovedì Santo, la messa cosiddetta in cena Domini, all'interno delle carceri. E proprio ieri è arrivata la notizia, insomma, che anche quest'anno sarà a Re Bibbia, nel carcere femminile, per celebrare quella messa che è una delle più importanti dell'intero anno liturgico. È un segnale, forse, di quella chiesa col grembiule, per citare anche Don Tonino Bello, no? A noi tanto caro, che vuole esprimere vicinanza a questo mondo che vive nell'indifferenza, anche per riprendere un po' i temi dell'intervista che abbiamo chiuso poco fa. Anche noi abbiamo avuto questa esperienza l'anno scorso. Il Ah, nostro bene. vescovo, Monsignor D'Ascenzo, è venuto a celebrare il Giovedì Santo, la messa in cena Domini, nella casa di reclusione femminile. Ho invitato 12 donne a partecipare alla Santa Messa per la lavanda dei piedi. Loro lo hanno fatto e credetemi, è stato un momento molto ma molto commovente, sia da parte del vescovo, sia da parte delle donne che sono in quella struttura. Bene, Don Raffaele, allora noi la ringraziamo per essere stato con noi. Purtroppo è un tema davvero molto molto interessante, avrebbe bisogno di un approfondimento maggiore. Magari ci riserviamo, Paola, Certo, di farlo in futuro, anche grazie assolutamente. a Don Raffaele, che ringraziamo di cuore per essere stato con noi. Grazie. Molto volentieri e grazie a tutti voi, buona giornata. Buona giornata, Grazie. buon Grazie lavoro. mille, Don Raffaele Sarno. Noi ci fermiamo per la pubblicità e ora, Paola, subito dopo la sosta andremo all'interno di un carcere, nel carcere di Taranto, attraverso un estratto del tuo documentario Storie possibili, che ci parlerà di una esperienza che in qualche maniera rende pratico ciò che Don Raffaele ci ha detto finora. Restate con noi.